Un saluto a tutti signori e benvenuti all'appuntamento domenicale del podcast Focus Giappone, le notizie della settimana, la serie di podcast a tema esclusivamente nipponico che raccolgono news, articoli, curiosità presenti sui principali media giapponesi e sulle loro agenzie stampa che trattano a 360 gradi del sollevante. Anche oggi qui Simone a portarvi in questo episodio che durerà esattamente 7 giorni ma compattato in una puntata singola. Parliamo di lunedì 23, primo articolo che andiamo ad affrontare, Giappone e Mongolia accelerano per la firma del patto di cooperazione. Un piccolo incipit di questa cosa, non parleremo solo esclusivamente di notizie di politica in quanto purtroppo andremo a occupare tutti i 7 giorni con informazioni brutali di guerre, schermaglie e quant'altro, quindi come sempre cercheremo di variare. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente mongolo Ukna Kurelshuk hanno concordato di puntare alla firma, soprattutto in tempi rapidi, di un patto bilaterale di cooperazione in materia di difesa. I due leader hanno avuto dei colloqui domenica scorsa a New York. Hanno ribadito, fondamentale direi, che il mantenimento e il rafforzamento di un ordine internazionale libero e aperto basato sullo Stato di diritto sta diventando sempre più importante in un contesto di conflitti e divisioni sempre più profondi nella comunità globale. Kishida e Kurelshuk hanno concordato di ampliare ulteriormente la cooperazione fra le due nazioni in qualità di partner strategici speciali. Hanno accolto con favore il fatto che i loro governi abbiano concordato in linea di principio sul patto riguardante il trasferimento di equipaggiamento e tecnologia di difesa. Hanno anche concordato di firmarlo in tempi abbastanza rapidi. Riferendosi poi alla Corea del Nord, le due parti hanno confermato che continueranno a lavorare a stretto contatto per invitare il paese a rispettare pienamente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Kishida ha ringraziato la Mongolia per la comprensione e la cooperazione dimostrata nella questione dei rapimenti dei cittadini giapponesi da parte della Corea del Nord. Il problema è che, e questa è una piccola discussione del tutto personale, ricordiamo che non il Giappone ovviamente, ma il paese del signor Kurelshuk, esattamente una settimana prima, ha accolto praticamente a braccia aperte il presidente sovietico Putin senza dare atto a quella che era la rogatoria internazionale per un arresto. Quindi insomma il Giappone si trova a far fronte secondo me a qualcosa che era più un obbligo, un dovere sociale quanto morale, perché ha deciso di appunto stringere questi accordi con chi giusto una settimana prima ha dato tranquillamente asilo a una persona che in questo momento sapete esattamente per quanto riguarda il punto di vista internazionale com'è disposta. Quindi la trovo una cosa un pochettino particolare, ma tant'è, insomma la politica probabilmente va al di là anche delle questioni che noi possiamo sapere. E passiamo a tutt'altri temi. Martedì 24, come risolvere la crisi della manodopera nel settore dell'equitazione in Giappone. La prefettura di Hokkaido, situata ovviamente nel nord del Giappone, è nota per essere una delle principali aree per l'allevamento di cavalli da corsa, con tra l'altro la regione di Hidaka che produce circa l'80% dei cavalli di corsa di tutto il paese. Tuttavia questa industria sta affrontando una grave carenza di manodopera, piccola parentesi, nota del redattore, come tutto il resto del Giappone, visto purtroppo i grossissimi problemi di avanzamento dell'età media e di quelli che sono gli ultra ottuagenari. Questa carenza di manodopera, soprattutto nelle numerose fattorie e nei ranch dedicati all'addestramento di questi animali. E quindi per risolvere il problema sempre più lavoratori indiani in questo caso stanno trasferendosi a Urakawa, una cittadina della regione, portando con sé una vasta esperienza nel settore equino, data la lunga tradizione di corse di cavalli anche in India. Ricordiamo anche per il polo ad esempio, insomma sono animali che in India dopo che venne conquistata e in qualche modo mal governata poi dagli inglesi nell'epoca coloniale, la parte dei cavalli è diventata fondamentale anche in quello stato. Uno di questi lavoratori è Madan Singh, che si è trasferito da 7 anni dal Rajasthan, lasciando in India moglie e figli. Singh, come molti altri indiani, ha trovato lavoro come allevatore e addestratore di cavalli, un'occupazione che gli offre uno stipendio più che raddoppiato rispetto a quello che avrebbe ottenuto nel suo paese di origine.
Nel giro di 10 anni il numero di residenti indiani a Urakawa è cresciuto in modo significativo, arrivando a costituire addirittura il 3% della popolazione locale. L'afflusso di lavoratori indiani è stato un vantaggio per entrambe le parti. Da un lato, l'industria ippica giapponese beneficia della competenza e della dedizione di questi nuovi arrivati, descritti dai residenti locali come diligenti e puntuali. Qua una pausa e un attimo di riflessione, perché questo è esattamente la traduzione che è stata fatta dal sito di NHK. Ora, dire che sono diligenti e puntuali lo sarà sicuramente, ma ci vedo un filino di supremazia, insomma, da queste persone che abitano. È come se, perdonate, non me ne vogliate, avessimo qualcuno appena importato e diciamo sono dei bravi bambini. Questo più o meno quello che ne viene fuori. Mi fa un po' specie, ecco, ci vedo un po' di superiorità morale e culturale. Dall'altro, i lavoratori indiani trovano in Urakawa opportunità di lavoro ben retribuite a condizioni di vita soddisfacenti, anche se molti sentono la mancanza delle loro famiglie e del loro paese d'origine. Con il crescente numero di famiglie indiane che si trasferiscono e si trasferiranno comunque a breve nella regione, la comunità giapponese locale si è impegnata, diciamo, per facilitare in primis l'integrazione di questi nuovi residenti. Per esempio, 3 anni fa le autorità locali hanno introdotto un manuale per la maternità in lingua hindi per aiutare le donne indiane a navigare il sistema sanitario locale. Inoltre sono stati organizzati eventi sociali per favorire l'interazione fra le donne e i bambini indiani e i residenti giapponesi. Una figura chiave in questo processo di integrazione è Inaoka Shiharu, che si è trasferita a Urakawa da Tokyo 4 anni fa per lavorare come cooperatrice per la vitalizzazione locale. Grazie alla sua esperienza professionale e alla conoscenza della lingua hindi, Inaoka è diventata un punto di riferimento per la comunità indiana, assistendo i nuovi arrivati in molteplici aspetti della vita quotidiana, come le procedure burocratiche, le visite mediche e anche le commissioni. Inaoka ha costruito un forte legame con le famiglie indiane, molte delle quali vivono isolate nelle aree rurali vicino ai ranch, senza auto per spostarsi in città. Le sue visite quindi settimanali rappresentano un importante supporto sociale, soprattutto per le donne indiane che a causa delle norme culturali non possono uscire da sole o in compagnia di uomini che non siano i loro mariti. E grazie al suo lavoro molte donne hanno trovato un senso di sicurezza e di appartenenza nella loro nuova vita in Giappone. Nonostante però i significativi progressi fatti, Naoka sottolinea che il processo di integrazione non è ancora assolutamente completo. Il suo obiettivo è rendere la convivenza e la collaborazione fra i giapponesi stranieri una norma naturale, dove vivere, lavorare e fare acquisti fianco a fianco diventi una routine comune e non un'eccezione. Questo è quello che si augura anche il sottoscritto Simone Omotenashi Anime. Ho qualche perplessità al momento proprio per le enormi diversità culturali, ma soprattutto per, come ho detto poc'anzi, i giapponesi vedono queste persone con la loro descrizione di diligenti e puntuali, mi sembra svilire un pochettino i lavoratori, ma questa, ripeto, è un'idea del tutto personale. Cambiamo notizia, ci portiamo a martedì 24, di tutt'altra pasta invece, acquisizione di fonderie americane. La Nippon Steel and Sumitomo Metal Corporation, per gli amici semplicemente Nippon Steel, è un'azienda giapponese attiva nel settore metallurgico, siderurgico, chimico, elettronico ed edilizio. Insomma, una mega corporazione tipo quelle che abbiamo visto in Cyberpunk 2077, alla fine siamo da quelle parti lì. Sul giornale La Stampa del 12 aprile, giornale nostrano intendo italiano, abbiamo trovato articoli in cui gli azionisti hanno votato a favore, gli azionisti ovviamente americani, delle fonderie americane, hanno votato a favore per una fusione da parte dell'azienda giapponese. Ed è notizia di questi giorni che la Nippon Steel ha promesso ai lavoratori, appunto della US Steel, di proteggere i loro posti di lavoro e i loro benefit se dovessero acquisire la società. L'azienda giapponese ha espresso questo impegno in una lettera indirizzata ai lavoratori. Nella suddetta lettera si impegna a rendere l'acciaieria statunitense più competitiva e mantenere in funzione il suo alto forno nel lungo termine. Nippon Steel afferma che si asterrà dall'interferire nelle misure commerciali dell'azienda statunitense per contrastare le importazioni a basso prezzo. Nella lettera si afferma inoltre che l'acquisizione pianificata contribuirebbe a rafforzare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. I due
produttori, in questo caso colossi dell'acciaio, hanno raggiunto un accordo sull'acquisizione a dicembre dell'anno scorso, ma il sindacato che rappresenta i lavoratori si è opposto alla vendita. Il sindacato United Steelworkers ha inviato una serie di lettere a tutti i suoi membri questo mese. Sostiene che l'acquisizione minaccerebbe la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e che l'investimento in US Steel non sarebbe legalmente vincolante. La lettera della Nippon Steel afferma che il sindacato non sta prendendo seriamente in considerazione le sue proposte e la lettera esorta i leader sindacali ad accettare le trattative. La vedono un po' come una fusione ostile. Tra l'altro ci sono ulteriori notizie della acciaieria giapponese che in questi giorni, se non ho visto male, sta facendo un'OPA, un'offerta pubblica di acquisto, verso altre fonderie del sud-est asiatico. Altra notizia, signori, che adesso vi diamo, di mercoledì 25, l'accordo Italia-Giappone per l'acquisto di gas naturale liquefatto da parte di Eni. L'accordo fra i due governi, quello giapponese e quello italiano, secondo l'emittente NHK, dalla quale tra l'altro ho tratto l'articolo, consentirà alla Japan Organization for Metals and Energy Security di acquistare gas naturale liquefatto da Eni, ma solo in caso di emergenza. Tokyo, tra l'altro, valuta anche misure per facilitare alle aziende contratti di acquisto a lungo termine. Quindi per il momento la situazione risulta stabile, ma vista il protrarsi della guerra in Ucraina, il Giappone, che come sapete non è completamente dipendente da moltissime materie prime, da altre fonti che servono per la sua industria chimica e petrolchimica, in caso di necessità avrà questa partnership, o meglio, una via speciale di accordo con Eni per l'acquisizione di gas naturale liquefatto. Cambiamo completamente notizia, giovedì 26, notizia che è abbastanza particolare e non dico ridicola, ma fa sorridere, quindi per stemperare un pochettino gli animi ho trovato modo di leggerla e di portarla alla vostra attenzione. Ed è che il Dipartimento di Polizia Metropolitana, assieme a una scuola di bellezza, hanno presentato una conciatura che non si rovina quando si indossa un casco da bicicletta. La legge giapponese chiede che i ciclisti facciano uno sforzo nell'indossare i caschi, ma non sono previste sanzioni. Voi sapete che la legge giapponese molto difficilmente impone qualcosa ai cittadini, lo consiglia caldamente, lo caldeggia, ma non dà degli obblighi. In questo caso qui si è scoperto, con uno studio condotto a luglio di quest'anno, Tokyo è sotto la media nazionale con un tasso di adesione del 15% dei caschi da bicicletta. Le regioni adottate dagli intervistati sono percentuali all'incirca del 47% Mendozkai, è una seccatura, 38% non voglio portarmelo dietro, 31% mi scompiglia i capelli e 29,8% che tiene caldo e fa sudare. Ora, i più attenti di voi avranno notato che queste percentuali sforano tranquillamente il 100%, quindi faccio un po' fatica a capire quale metro di giudizio abbiano utilizzati, ma le ho riportate così come erano sulle testate giornalistiche dopo aver fatto anche un fact checking, e così sono corrette. Quindi si è deciso di agire sulla fetta del famoso 31%, ossia mi scompiglia i capelli per chi ha un hairstyle che si potrebbe danneggiare, e nel video vengono mostrate, in questo caso per le sole donne, delle soluzioni su come risolvere il problema. Io vi esorto caldamente ad andare a cercare il video sul web, perché per quanto mi riguarda è quasi surreale. La soluzione è fare semplicemente delle trecce e poi spostarle dalle tempie fino nella parte retrostante della testa, quindi sulla nuca, e farle uscire da dietro il casco. Compresa l'ultima acconciatura che potrete vedere, di un biondo platino che raccoglie una specie di crocchia, ma non tenuta sulla testa, quindi più bassa, con quattro trecce che si intersecano e si bisecano le une con le altre. Comodissimo se vi alzate alle 4 del mattino per dovervi fare l'acconciatura. Mi sembra una follia completamente giapponese, ma è per questo che ci piacciono ed è per questo che ne parliamo. E per venerdì 27 il Giappone vorrebbe essere il primo paese al mondo a limitare l'uso delle carte di credito agli anziani. In un'era in cui le transazioni digitali dominano il panorama finanziario, il Giappone sta considerando misure innovative
io lascio delle pause di silenzio perché innovative non so fino a che punto, per proteggere una delle fasce più vulnerabili della popolazione, gli anziani. Recentemente le autorità giapponesi hanno proposto di limitare l'uso delle carte di credito per i cittadini over 65 anni. Nota del redattore, io capisco, si possano inibire agli ultra novantenni, forse anche agli ultra ottuagenari, ma a chi ha più di 65 anni e metterlo nella fascia di anzianità, io comincio a avere qualche piccola perplessità. Ovviamente le immagini di quella favola completamente inventata, quella leggenda metropolitana degli Inuit che abbandonano i loro anziani sul pack lasciandoli andare alla deriva, ecco, la vedo una cosa di questo tipo. Ma la cosa è ancora più ridanciana perché vi leggo il resto dell'articolo. L'adozione delle carte di credito, come sapete, ha rivoluzionato il mondo e il modo in cui gestiamo le transazioni finanziarie, offrendo comodità, flessibilità, ma questa rivoluzione ha anche aperto la porta a nuove forme di truffe e di frodi. Nel contesto giapponese le frodi online hanno raggiunto livelli allarmanti, con milioni di yen sottratti ogni anno. Gli anziani, spesso meno familiari con le tecnologie digitali avanzate, sono diventati obiettivi principali per i malfattori che si spacciano per dipendenti bancari o per parenti in difficoltà. Le autorità hanno risposto a questo problema con una proposta che prevede la sospensione automatica delle carte di credito per gli anziani, ricordiamo over 65, che non le utilizzano attivamente. Nella fattispecie c'è un blocco automatico superato un anno di non utilizzo. Nonostante le controversie, ovviamente si sperava, le autorità giapponesi sono determinate a procedere con l'implementazione di questa misura. Tuttavia riconoscono la necessità di trovare soluzioni alternative per le persone che vivono in aree meno servite. E da qui la chicca di questa notizia. Fra queste soluzioni alternative abbiamo una proposta di fornire accesso ai servizi di consegna di denaro contante o di sviluppare strumenti digitali più user friendly per gli anziani. Ora, una cosa più user friendly di una carta di credito, dove devi solamente ricordare un PIN o un accesso biometrico, la vedo un po' difficile. L'altra è completamente una notizia, insomma, la famosa giapponesata, il servizio di consegna di denaro contante. Quindi io sono un anziano in un paesino sperduto del Kanto o del Kyushu, o ancora meglio dell'Hokkaido, nel profondo nord. Non posso usare la mia carta di credito, ma ho bisogno di contanti per le mie spese, le mie necessità odierne al combini. Non avendo contanti, quindi cosa faccio? Prenoto i soldi in banca, come noi facciamo il cambio con gli yen, e la banca cosa fa? Mi manderà un postino, una figura preposta, qualcuno con i miei 5, 6, 10, 20 mila yen in contanti fino sull'uscio di casa dove mi verranno consegnati. Questa, per quanto mi riguarda, è una follia bella e buona, un servizio di consegna contanti, tra l'altro mille volte più pericoloso di una transazione digitale, perché il postino può essere rapinato, può cadere in una risaia, in un burrone, gli può succedere insomma qualsiasi cosa, povero uomo, rispetto a una transazione digitale. Ma tant'è, come dico sempre, questo è il Giappone ed è per questo che ci piace. E ultima notizia del giorno di sabato 28. Tokyo Game Show. Il Tokyo Game Show è iniziato giovedì con un'area speciale dedicata alla presentazione delle ultime tecnologie di intelligenza artificiale per lo sviluppo di videogiochi, poiché l'industria, come sapete, purtroppo si trova ad affrontare una cronica carenza, ecco, loro scrivono una carenza di manodopera. In realtà il problema è molto più articolato, è che i costi, soprattutto dei titoli AAA, sono praticamente schizzati alle stelle e un'azienda non può più permettersi di fallire neanche un'uscita, perché causerebbe subito la bancarotta. Quindi la carenza di manodopera, no, la vedo personalmente una scusa, anche perché basta pagare di più le persone si trovano, ma i costi sono diventati troppo elevati. Quest'anno, tornando al discorso, partecipano un numero record di 985 espositori provenienti da 44 paesi e regioni che mostrano i loro titoli più recenti in una delle più grandi fiere del settore videoludico del mondo. Uno dei punti chiave è il padiglione ovviamente dell'intelligenza artificiale, dove alcune aziende selezionate stanno esponendo vari modi in cui la tecnologia, in continua evoluzione, può essere applicata allo sviluppo di giochi.
Una di queste è Hier Ya, ovviamente vi chiedo scusa per la pronuncia, è una startup spagnola, quindi sicuramente sarà sbagliata, non me ne vogliate, specializzata in AI, sta prendendo o presentando ancora meglio un software che converte istantaneamente testi e video 3D nel tentativo di ridurre i tempi necessari dello sviluppo dei videogiochi. Il software produce filmati 3D adeguati inserendo frasi come un uomo si avvicina a una donna in una capanna o un uomo cammina in una giungla, risparmiando agli sviluppatori di giochi l'onere di creare materiale da zero. L'obiettivo di questa startup è di ridurre dell'80% il costo dello sviluppo dei giochi, ha dichiarato Alvaro Saez, il CEO dell'azienda, aggiungendo che la tecnologia della sua società sta già attirando l'interesse delle principali aziende videoludiche. Il software può convertire sceneggiature in video o animazioni finali così rapidamente. Allora, sulla parte delle animazioni in CGI pre-renderizzate, posso anche capirlo, fino a un certo punto ci sta. Creare il videogioco con tutti i suoi pattern e le scelte multiple siamo sicuramente ancora lontani, però per delle cutscene sicuramente sarebbe una cosa sicuramente fattibile. Altra azienda, la TechnoSpeech, una startup di Nagoya, sta dimostrando invece la sua tecnologia per creare commenti in diretta fluidi per i giochi sportivi utilizzando l'intelligenza artificiale. Il suo servizio è tra l'altro già stato adottato dall'ultimo gioco di baseball di Konami Digital Entertainment, ha detto l'azienda. La società di giochi con sede a Tokyo, Dracom CEO, ha sviluppato invece un sistema per generare automaticamente battute per i personaggi del gioco utilizzando l'AI, basandosi sulle personalità e le caratteristiche previste inserite in precedenza nel tentativo di aumentare l'efficienza nella creazione degli scenari, una cosa che ha cominciato a fare Nvidia, di cui si è parlato 4-5 mesi fa in un suo panel, ossia che nei prossimi videogames, quelli del prossimo futuro, soprattutto questa cosa ne gioverà per i GDR, i personaggi e gli NPC non giocanti, utilizzando un'intelligenza artificiale, creeranno delle risposte praticamente quasi univoche per ogni gioco e per ogni partita. Questa è l'idea di base. Il numero di espositori del Tokyo Game Show è aumentato rispetto ai 787 dell'anno scorso, con un record di 2850 titoli in mostra, secondo l'organizzatore, l'Associazione dei fornitori di intrattenimento per computer. Un numero record di ben 535 aziende straniere ha partecipato, rappresentando più della metà del totale. E signori, questi sono le notizie date adesso, ovviamente in questa settimana e per questa settimana, da Simone del canale Homo Tenaci Anime. Mi auguro siano state di vostro gradimento, soprattutto non tutte monotematiche incentrate sulla stessa tipologia di informazione. Come sempre vi ringrazio per avermi seguito, chiedo di lasciare la solita call to action del YouTuber, iscrivetevi, like, condividete social e ci vediamo qui per la prossima puntata del podcast settimanale, ovviamente del Giappone, che a noi piace tantissimo. Un saluto a voi, vostri cari, da Simone Gianè. Bye bye.